Sono un'opportunità da non perdere per creare occupazione e far crescere i giovani. Stiamo parlando dei fondi sociali europei per il periodo compreso tra il 2014 ed il 2020. Per sfruttarli al meglio, la Regione Lazio si vuole confrontare con gli enti locali ed ecco allora che la tappa di Frosinone è servita a mettere al corrente le istituzioni locali sulle opportunità offerte proprio da questi fondi. Noi abbiamo aperto diversi canali di comunicazione e partecipazione, rimaniamo in attesa di ulteriori sollecitazioni, idee, progetti, perché in base a quella poi programmeremo l'utilizzo dei fondi futuri. Fondamentali sono le idee che sappiano interpretare un nuovo modello di sviluppo, oltre la crisi, un modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale, l'efficientamento energetico, l'inclusione sociale. E la capacità di innovare, di rendere intelligente, di investire sulle nuove tecnologie e sulle infrastrutture immateriali. Con i fondi messi a disposizione dall'Europa si può dunque promuovere l'occupazione, investire in formazione e competenze, ad iniziare dai giovani. L'obiettivo è quello di farli fare esperienze concrete all'estero per poi investire nei rispettivi territori. C'è un progetto che appunto investe sul talento e la vocazione di ognuno, fargli fare delle esperienze, sostenerli economicamente in queste esperienze per poi invitarli a reinvestire sul proprio territorio. Per questo anche il territorio ciociaro deve saper cogliere al meglio l'occasione offerta dai fondi europei. Non dobbiamo perdere fondi come è successo in precedenza, ma soprattutto dare un indirizzo di qualità diversa, cioè formare con i fondi europei, formare i giovani veramente a quello che servono, non corsi di formazione. Dobbiamo rivedere un po' tutto come sono stati fatti fino adesso, utili per l'amor di Dio, ma certamente non più in linea per quello che richiede la nuova manodopera, la nuova formazione, la nuova tecnologia avanzata di processo che oggi hanno le aziende.